ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xude e oggi ragazzi voglio insieme a voi farvi vedere 5 posizioni molto molto interessanti della mappa dove poter atterrare lontano da tutto il macello, lontano dalle città e trovare un bel po' di chest per avere un arsenale già pronto, già completo, degli shield, delle pozioni per la salute e cominciare la nostra partita con Fortnite. Andremo subito ragazzi in questa partita a vederne due che sono molto molto vicini ragazzi, quindi andiamo subito ad aprire la mappa e come vedete ragazzi crocevia del Ciarpame è un ottimo punto per l'atterraggio ragazzi, per due motivi. Motivo numero uno, è lontano dalle città principali, qua c'è il boschetto bisunto, lì c'è il parco pacifico, noi non ce ne preoccupiamo, andiamo se vogliamo avere un buon arsenale direttamente a Crocevia del Ciarpame. Come vedete questa volta qualcuno ha avuto la nostra stessa idea, vediamo se lui ci arriva, secondo me non ce la fa. Sta andando lui ragazzi al secondo posto che volevo farvi vedere, che sono le montagnole maledette che stanno praticamente davanti a Crocevia del Ciarpame. State vedendo in questo momento che io le andrò a tagliare fra pochi secondi. Vi consiglio proprio ragazzi di andare giù via dritti, no, questo qua davanti a noi lascia direttamente ragazzi le montagnole maledette e va lui al crocevia. Perché è una buona posizione il crocevia del Ciarpame? Per un bel po' di motivi ragazzi. Innanzitutto c'è là davanti il lama e come vedi lui è sceso qua, c'è già un chest dentro qua raga, c'è già un chest dentro qua. Adesso vi faccio poi vedere gli altri chest nella seconda parte del video. Noi andiamo direttamente ragazzi al crocevia, come vedete ci possono essere almeno 4 chest senza contare quelli alla nostra sinistra dentro al lama che può appunto contenere almeno un altro chest. A Crocevia del Ciarpame ci sono dei punti interessanti dove potreste trovare dei chest. Proseguiamo subito di qua e aguzzate le orecchie ragazzi, aguzzate le orecchie, sentite già il primo raga, rimane dentro questa struttura, ma non sopra, sotto qua ragazzi, il chest infangato. Dov'è che è? Guardalo qua, questo è il primo ragazzi, questo è il primo chest, andiamo via veloci a vedere se c'è anche il secondo che potrebbe rimanere sotto alla gru per tirare sulle macchine ragazzi, ma anche sopra i cumuli di macerie potrebbero esserci altri chest, a volte anche dentro qui ce n'è uno, eccolo lì ragazzi, eccola qua la gru, che in realtà non è una gru ma io penso sia una gru. Secondo chest subito per noi ragazzi, come vedete abbiamo già un arsenale molto molto interessante e non abbiamo ancora incontrato nessuno. Vediamo di andare subito ragazzi a vedere se ci sono degli altri chest passando per una parte alta di crocevia. Vediamo, qua non vedo nulla. E allora andiamo a vedere dentro la casa. Di solito ce n'è uno anche qua ragazzi. Attenzione. Vediamo se lo sentiamo. Non c'è sto giro. A volte ne trovate uno anche dentro lì ragazzi. Comunque, anche se non ci fossero dei chest, come potete vedere c'è un sacco di materiale da lottare. A volte ne trovate uno anche sopra lì o potrebbe essere incastrato. Senti, guardalo qua, terzo chest per noi, non so se vi rendete conto, ma abbiamo già ragazzi, guardate che arsenale, abbiamo la pozione scudo, abbiamo le bende, il fucile d'assalto, il vampa fucile blu. A volte ragazzi si possono trovare dei chest anche nella parte alta dei cumuli di macerie, nonché un altro chest dentro questo edificio. Il secondo punto che vi consiglio di atterrare, dove vi consiglio di atterrare ragazzi, invece è in un altro posto che non è assolutamente frequentato ed è qui ragazzi, a rifugio ritirato. Come vedete ragazzi, non so se molti di voi saranno mai atterrati a rifugio ritirato, ma c'è veramente una roba bella bella interessante. Possiamo addirittura ragazzi trovare ben 5 chest, perché ce ne sono 2 proprio in fondo, quasi al livello del mare ragazzi, 2 potrebbero essercene un po' più avanti diciamo dalla parte opposta.
opposta di quella specie che state vedendo, ragazzi, sotto ai miei piedi, pista di go-kart, e poi ci sono le case da lottare. Andiamo subito a vedere se siamo fortunati anche in questa volta, così vi mostro dove sono le posizioni dei chest che potete trovare il rifugio ritirato. A differenza di Crocevia del Ciarpame, è molto molto meno visitato, ragazzi. Crocevia, già un po' di gente ci va. Io vi consiglio sempre, ragazzi, volete giocarvi una partita easy, piuttosto ci arrivate così, ragazzi, piuttosto ci arrivate così a cannone di barra spaziatrice, raga, a cannone di barra spaziatrice, in modo da riuscire a raggiungere la vostra posizione desiderata e quindi poter avere un bel vantaggio per quanto riguarda gli avversari man mano che si restringe la safe, anche perché voi avete praticamente la certezza di avere le spalle coperte. Stiamo, ragazzi, atterrando a rifugio, la facciamo al contrario. Di solito io atterro verso il mare e poi torno indietro, questa volta invece la vediamo diversamente. Ci avviciniamo e già qua, ragazzi, come vedete, c'è già la prima casa che, anche se non contenga un chest, potrebbe contenere dentro un'arma, una trappola, un kit medico. Gli diamo un'occhiata comunque, visto che ci siamo, in modo da vedere se è proprio così quello che dico. Potremmo anche essere assolutamente sfortunati e non trovare nulla. Vediamo subito. Va bene, già una pistola. Intanto abbiamo un'arma. Poi da qua, ragazzi, diretti a rifugio ritirato. Abbiamo sempre 3 minuti. Prima che la safe cominci a stringersi, quindi tutto il tempo poi per tornare indietro, appunto forti del fatto di avere le spalle coperte. Subito in casa, vediamo se siamo fortunati. Attenzione, questa volta siamo sfortunati, peccato. Di solito c'è il chest classico, ragazzi, come si trova, diciamo, nelle case che possono esserci a Corso Commercio, che possono esserci a, non lo so, a Boschetto Bisunto, nei posti dove voi atterrate, sempre nel sottotetto il chest. Di solito lo trovate qua. Poco male. Abbiamo sempre ancora, ragazzi, 2 minuti per farci materiali, armi e tutto. Un po' sfortunata questa caduta. Andiamo subito a vedere se in fondo ci sono dei chest. Qua purtroppo non ce n'è neanche uno, ma c'è una pistola verde, quindi bene così. E di solito i chest si possono trovare là in fondo, dove c'è, diciamo, la tribuna. Andiamo a vedere se siamo fortunati, anche perché, ragazzi, qualora non trovassimo i chest qua, comunque andiamo a vedere, vi faccio vedere dove potervi spostare. Noi entriamo da qua, eccone qua, ce ne sono due, ve l'avevo detto, che anche se siamo sfortunati, guardate che storia, uno a destra e uno a sinistra. Andiamo subito a aprircene uno, abbiamo già lo shield, qua non si sa bene perché, prendiamo il cumulo di gomme delle macchine e ci prendiamo anche il secondo chest. Guardate, ragazzi, fucile pesante di grosso calibro. Da qua, ragazzi, una volta che avete lottato tutto, io vi consiglio senza problemi, appunto, di andare poi verso il rifugio ritirato. La terza posizione invece, ragazzi, che vi consiglio assolutamente di usare come punto di atterraggio, lo state vedendo, è nella parte alta a destra della mappa, diciamo la parte più alta del boschetto, del labirinto, del bosco dove c'è dentro il labirinto. Oltrepassati acri anarchici, andremo, ragazzi, a trovare delle strutture molto molto interessanti che la maggior parte delle volte ci garantiranno almeno 5 chest. Andiamo a vedere subito, speriamo di essere fortunati questa volta. Io intanto ve li faccio vedere, voi non esitate a provarle. Intanto, ragazzi, come potete vedere là a destra al bordo del boschetto c'è la volpe che contiene di solito 1 o 2 chest. Ma dove vogliamo andare noi, ragazzi? È nella struttura là in fondo, la torre di Xyuder, la chiamiamo in live perché, come si dice, ci atterro spesso e volentieri, può contenere 3 chest addirittura al suo interno. Andiamo subito, ragazzi, a vedere se siamo fortunati questa volta. Il primo può essere là in alto e altri 2 sono invece dentro. Andiamo a vedere come ci va. Intanto subito così un fucile d'assalto, ragazzi, uno scaracca. Sentite il primo chest, raga. Prot 1. E questo è il primo, raga. Poi andiamo a vedere se c'è il secondo. Attenzione.
lo sento, non lo vedo ma lo sento, non lo vedo ma lo sento. Ce ne sono solo due sto giro, raga, ce ne sono solo due, ma il secondo chest è dentro qua. Oh, intanto qua si apre la barra di Windows, non si capisce bene perché. Secondo chest e non è finita, ragazzi, questo è solo l'inizio, questo è solo l'inizio. Dopo aver preso il secondo chest, ragazzi, ed esservi fatti un po' di materiali e un po' di armi, subito giù veloci, subito giù veloci, e andiamo verso il camioncino dei gelati. Guardate, guardate, ragazzi, mi sembra già di vedere altri due chest. Andiamo a vedere subito se è come dico io. Guardate, 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 li vedo, ce n'è uno sopra e ce n'è uno in basso, ragazzi. Bene così, sono già 4 chest in poco meno di 21 secondi di gioco. Avanti ancora, e non è finita, ragazzi. Così, di cattiveria, altri due chest, uno è qua, tac, così, così, l'altro è qua, tac, così. E non è finita, perché qua, ragazzi, c'è una casa, di solito sotto in cantina a un altro chest. Siamo in un punto tranquillissimo della mappa dove possiamo farmare materiali, prendere armi, avere pozioni, insomma possiamo tranquillamente prepararci per la battaglia più intensa. Come vedete, ragazzi, anche se la safe è lontana, abbiamo 2 minuti abbondanti, quindi nessun problema, siamo praticamente a bordo mappa. E come vedete, ragazzi, mi sono perso un attimo la casa, porca di qua porca, un attimo solo, mi sono perso la casa. Dovevate tagliare di là, ragazzi, dovevate tagliare di là. Fa niente, andiamo a vedere perché non è l'unica, ragazzi. Ci sono altre 2 case alle mie spalle che potrebbero darvi altri 3 chest. Quindi, ragazzi, un totale di 8 chest nei 3 minuti di warm up, chiamiamolo così. La trappola già la vedo sopra, sotto vedo delle altre cose, e vediamo se siamo fortunati ad avere il chest nel piano inferiore. E c'è, ragazzi, e c'è, spacchiamo qua e andiamo a prenderci il chest. C'era altra roba epica, ma guardate, ragazzi, scudi, fucili, un sacco di cose. E non è finita, prima di passare al quarto, alla quarta postazione dove poter trovare degli altri chest, andiamo giù via dritti, ragazzi, andiamo giù via dritti. Ci sono 2 case là davanti, guardale, 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 vediamo se sono già state lottate oppure no. Noi siamo già messi strabene e non ho preso nulla, ho preso tutto molto velocemente. Purtroppo sono già state lottate, ragazzi, le case, lo possiamo vedere, mi sembra, esatto, dalla distruzione del tetto. Un chest è qua sopra la maggior parte delle volte, il chest secondo è in cantina, e qua davanti c'è un'altra casa dove si può ovviamente trovare un altro chest al piano di sopra. Come vedete qua addirittura avevano lasciato un kit medico. Il quarto punto interessante dove vi consiglio di atterrare, ragazzi, invece sono le spiagge snob, soprattutto quando il bus parte dalla parte destra della mappa, perché noi tagliamo giù dritti Borgo Bislacco, tagliamo via Pinnacoli Pendenti, superiamo la montagna e ce ne andiamo a spiagge snob, dove ci sono, ragazzi, ben 5 abitazioni a più piani da lottare, ragazzi. Ci sono un sacco di chest, andiamo, andiamo, guardate, guardate, noi tagliamo via dritti, ce ne strafreghiamo completamente di Borgo, dei Pinnacoli, delle città senza nome che ci sono, e puntiamo cattivi cattivi bordo mappa spiagge snob. Ci vuole un pochettino per arrivarci, ragazzi, ma se volete farvi una bella partita easy, sappiate che quello è un ottimo punto di atterraggio dove potreste trovare davvero davvero un sacco di chest. Si parla almeno di 6 chest quando siete fortunati, ragazzi, e poi ovviamente, essendo tutte vicine le case, potete tranquillamente sfruttare al meglio i 3 minuti di warm che abbiamo prima di poter avere la tempesta che si restringe. Come vedete, non ci abbiamo neanche messo così tanto ad arrivarci, stiamo tagliando tranquillamente tutta la mappa, siamo praticamente arrivati a spiagge snob. Ancora un paio di colpi di spasma, e non solo, oltre alle 5 case che vedete là sotto a sinistra ce ne sono ancora 2, ragazzi, quindi davvero da 6 chest si potrebbe arrivare addirittura ad 8 molto velocemente. Ce le andiamo a vedere. Io vi consiglio, se per caso atterra qualcuno con voi, di andare subito alla casa numero 2. È atterrato qualcuno a spiagge, vedete, si è fatto qua già un chest, qua di solito ce n'è un altro,
lo vedete, lì c'è un chest, andiamo via dritti, vediamo se c'è un altro chest, anche qua, già ce n'erano due dietro ragazzi, già ce n'erano due dietro, noi entriamo, sento già un altro chest mi sembra, è sopra, e siamo a tre, andiamo a trovarlo, tanto qua sbaglio io l'ingresso, comunque ci armiamo che non si sa mai, non ho voglia di andare a registrarlo un'altra volta. Ci armiamo e cerchiamo di salire al piano superiore, porca miseria, non chiuderti dentro le porte, porca di quella miseriaccia, aspetta va che è lì sopra, porca miseria, ma ti sembra che mi devo bloccare che non trovo le scale, aspetta che non mi ricordo dove sono le scale, ma porca scala dove, andiamo a costruire va, che non mi ricordo dove sono le scale, aspetta un attimo, costruisci su qua, è sotto qua, dove cacchio rimane, aspetta che non me lo ricordo, è sotto, un momento, eccolo qua ragazzi, il terzo chest, molto bene, giù da basso c'erano le scale per scendere, ovviamente non per salire, qua troviamo munizioni a nastro, armi, shield, cassette delle munizioni, un sacco di roba, e se per caso c'è un altro chest, no forse era quello di prima che non ho aperto, aspetta un attimo, come cacchio ho fatto a finire qua, va bene, risaliamo sopra, vediamo se per caso nelle altre case c'è altra roba ragazzi, via così, senza dare troppo nell'occhio, volevo farvi vedere anche le altre due case là davanti, ma ho paura che ci sia il bell'imbusto che ha già lottato di brutto, vediamo se comunque siamo abbastanza fortunati, potremo tentare subito la terza casa, vediamo un pochettino cosa ci riserva il destino per noi, grandi problemi a costruire, c'è gente, no, non c'è, c'è, ovviamente. Va bene, vai, lasciamo perdere come sparo io. Comunque qua, ragazzi, a spiagge snob, altro bellissimo posto per andare a lottare un sacco di chest. Quinto e ultimo posto, ragazzi, dove vi consiglio di atterrare per trovare un bel po' di chest. Ovviamente sempre in base a dove si muove il bus, ragazzi, è putrido pantano, perché oltre ad avere vicino le prigioni, che sono praticamente, questo lo conoscete meglio di me, ha tutto il parco dietro dove si possono trovare un sacco di chest interessanti, c'è un albero grosso che a volte ne ha addirittura due ai suoi piedi, c'è una casa vicino all'albero che ne contiene anche quella quando siamo fortunati due, e poi ovviamente ci sono le prigioni che oltre ad avere un sacco di armi disponibili possono regalarci almeno 4 o 5 chest extra. Andiamo subito a vedere ragazzi proprio verso Putrido Pantano se siamo fortunati. Scendiamo giù senza paura. Vediamo un pochettino dove poter atterrare. Vediamo grazie al favore delle tenebre se vediamo un pochettino di sberluccicamento. La casa che vi dicevo è lì alla nostra destra. Scendiamo di qua e vediamo se trovo l'albero giga con alla base dei chest se siamo fortunati. Vediamo, guardalo lì, ce n'è uno, a volte ce ne sono anche due, primo chest per noi, subito così, senza paura, da qua ci spostiamo verso la casa sull'albero, vediamo se siamo fortunati a trovare un altro chest, date sempre a dare una bella occhiata ragazzi, vicino agli alberi di Putrido Pantano, perché si possono davvero nascondere delle sorprese, soprattutto dentro gli incavi degli alberi. Come vedete qua purtroppo non ce n'è neanche uno, fa niente se siamo fuori safe, non fa niente ragazzi, abbiamo tutto il tempo di rientrare, anche se siamo un po' sfortunati, verso le prigioni, andare a lottare eventualmente in modo da trovare altri chest. Vediamo subito se qualcosa c'è di bello, se c'è qualche sorpresina, guardalo là che lo vedo il secondo chest. Come vedete ragazzi, oltre ai chest ci sono anche le armi messe nelle, diciamo, zone rialzate del pantano, quindi interessante anche questo, le vedete benissimo, ci sono i colori e non c'è nessun problema a scegliere se andarci oppure no. Proseguiamo, purtroppo non ho materiali per salire, là ne vedo un altro, dovrebbe esserci un terzo chest ragazzi, nella casa che vi dicevo prima,
sull'albero, io la chiamo così. Vediamo se qua nell'incavo dell'albero c'è qualcosa di interessante o se non è questo l'albero, forse. Vediamo. No, non è questo. Andiamo a prenderci il terzo chest, ragazzi. Andiamo a prenderci il terzo chest e da qua possiamo poi spostarci eventualmente verso le prigioni. Non c'è nient'altro, credo, per il momento per quanto riguarda i chest, ma se ve li volete, se li volete lottare con calma, potete vedere terzo chest per noi. E non è tutto, a volte può essercene uno anche sopra. Vediamo, non è questa volta purtroppo, ma a volte ne trovate uno anche sul tetto. Avanti, avanti ragazzi, avanti, verso le prigioni, forza, forza. Abbiamo ancora 1:50 e siamo quasi certi di non avere nessuno dietro di noi, quasi sicuramente. Davanti a noi potrebbe esserci qualcuno, ma abbiamo comunque il vantaggio di arrivare da una zona dove non è atterrato nessuno. Verso le prigioni, anche se siamo senza materiali purtroppo. Dobbiamo fare il giro largo, forza così, eccole qua ragazzi. Vi ricordo, le torrette, controllatele subito, potrebbero avere dentro dei chest. Non questa, che è quella rotta, non ha dentro nulla. Vediamo di entrare subito alle prigioni, intanto qua sotto invece in quella rotta a volte c'è uno scudo, a volte come vedete ci sono gli esplosivi a distanza, a volte trovate anche delle trappole. Vediamo, vediamo qua se per caso siamo fortunati a trovare qualche chest, ma credo che siano già state lottate le prigioni. Noi ci proviamo lo stesso, di solito sono al primo piano. Andiamo a vedere, così, sì, tutto già lottato raga, purtroppo, però come vedete ragazzi, un sacco di spazio, un sacco di ambienti da poter visitare senza problemi. Vediamo se per caso si sono guardati anche la torrettina qua a sinistra, ci si passa da qua, si sale e poi, se non ricordo male, c'è il chest ragazzi, non hanno lottato il chest sulla torre. Guardate, tac, dentro ancora un chest, guardate quanta roba ragazzi, e ancora non è finita, siamo in safe, proseguiamo nelle prigioni a controllare se ci hanno lasciato qualcosa di interessante. Forza così, qua non c'è nulla, saliamo subito al secondo piano, vediamo un po' se qua c'è il chest. È sopra, raga, dovrebbe essere qua. Guardalo, ancora un chest, ragazzi, quanta roba hanno lasciato, anche se avessero lottato. E tra l'altro abbiamo 3 minuti ancora per controllare tutto senza fretta, ragazzi. Qua armi in giro, medikit, bende, shield. Beh ragazzi, c'è veramente tantissima roba da vedere. Beh ragazzi, questo era un video che vi mostrava 5 punti che secondo me sono veramente interessanti per scendere e trovare dei chest, quindi farsi un bel arsenale. Se vi è piaciuto il video ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo in live! Ciao!